molto velocemente. Allora, oggi, anche riprendendo quello che è proposto dall'onorevole Fassina nel suo ordine del giorno, non stiamo decidendo se votare un'internalizzazione o qualcos'altro. Noi dobbiamo scegliere se votare positivamente o negativamente la delibera che è stata, sottoposta oggi, che prevede l'effettuazione di una gara a doppio oggetto, con tutte le considerazioni, tutti i diritti e tutte le istanze legittime di chi vuole discutere i documenti a questa collegata. Voglio far presente che per lavorare, a prescindere dall'esito del voto, che sia una gara a doppio oggetto o eventualmente in alternativa una gara a 15 lotti, serve del tempo. Per cui se facciamo ostruzionismo gratuito su questa, intervenendo su questi ordini del giorno e su questi emendamenti, ci assumiamo la responsabilità evidentemente di ritardare la possibilità anche di arrivare quindi all'emanazione di una delle tipologie di gara proposte. E la conseguente proroga del servizio, e qualcuno si assumerà la responsabilità di mandare a casa un certo numero di persone e di sospendere i servizi.